Mi ha fatto molto piacere partecipare a questo progetto della Fondazione Mike, perché appunto mi ha permesso di entrare in contatto con un tema molto importante che è quello delle disabilità. Il mio tema principale è stato in gran parte aiutato dai ragazzi che sono venuti qui a scuola e parla della voglia di vivere. L'ho fatto per regalare la gioia agli altri. Gli studenti del liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo hanno concluso i bozzetti del murales che sarà realizzato alla Fondazione Mike di Pistoia. Sono venute fuori un sacco di idee che sono cresciute man mano che i nostri ragazzi hanno conosciuto gli ospiti della struttura, perché proprio loro hanno dato anche delle indicazioni precise di quello che loro volevano. Sono rimasti sbalorditi dalla gioia di vivere che avevano questi ragazzi. Tanto è vero che hanno deciso di utilizzare tutti i colori molto sgargianti, colori vivaci, proprio per ribadire questo principio. Il disegno scelto dalla commissione giudicatrice sarà rappresentato su una parete della Fondazione Mike. Gli studenti, ma anche gli insegnanti, si devono confrontare con quella che è poi la reale, il mondo reale. E di conseguenza questo concorso, chiamiamolo anche così, è veramente un'occasione per entrare lentamente ma con coscienza nel mondo reale. E hanno interpretato in maniera meravigliosa due classi del liceo da non sapere fra i tanti disegni che hanno fatto che cosa scegliere. Saranno oggetto di una mostra che faremo nel Battistero di Pistoia, gentilmente concesso, e quindi li potrete vedere tutti anche voi. Intanto noi scegliamo il primo, il secondo e il terzo per una premiazione. È difficilissimo scegliere, ma insomma dobbiamo scegliere in questo caso. Quindi è una bellissima mattinata con la commissione che sceglie e sarà una sorpresa anche per i pistoiesi che potranno vedere la mostra.